E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova lotta wifi. Io sono Alex SS94 ed oggi affrontiamo Luca Cattani in questa nuova battaglia. Allora ragazzi, noi abbiamo affrontato Luca in qualche battaglia precedente e adesso ragazzi qui abbiamo questa rivincita. Io come vedete ragazzi ho il team di qualche settimana fa e devo dire ragazzi che questa lotta non l'ho giocata bene io, ma soprattutto Luca, perché ha fatto davvero delle ottime giocate, come vedrete. Questa lotta ragazzi è davvero molto vecchia, infatti risale tipo a inizio luglio, una cosa del genere. E rivedendola ragazzi ho visto che ho fatto qualche errorino che forse adesso non rifarei. Però devo dire ragazzi che questa lotta mi è servita davvero molto per imparare appunto dai miei sbagli. Detto così, ragazzi, questa frase sembrava qualcosa di non so quale film. Vabbè, ragazzi, poco importa e direi di partire subito con l'azione. Go! Ed ecco così, ragazzi, che parte la sfida contro Luca. Tra l'altro, non mi sono nemmeno soffermato sul suo team, ma possiamo dire che la cosa preoccupante era soprattutto Quagsire, che wallava molto bene i miei attaccanti fisici. Un altro Pokémon molto particolare dalla sua è come vedete questo Wobbuffet, chiamato da lui Stay With Me, che insomma può dare problemi perché è un po' particolare. In ogni caso ragazzi io gli sparo un bel retromarcia per annullare la sua abilità Penombra e fargli nello stesso tempo molti danni perché retromarcia come sapete è super efficace su tipo psico. Nel frattempo ragazzi lui mette Quagsire e io scelgo di mettere Gengar perché insomma Gengar poteva fargli davvero molti molti danni a questo difensore fisico. Essenzialmente lui poi era anche uno dei miei più grandi problemi, come vi ho già accennato. Quindi lui decide di mettere Maracaibo, Mare Forza 9. Vabbè, gli sparo questo fuoco fauto che purtroppo viene missato e quindi Venusaur può stare tranquillo per ora. Quindi ragazzi, adesso avendo paura di rompermi il fuocannastro, decido di switchare Gengar e mettere Ferrothorn, perché insomma poteva wallare molto bene quel Venusaur. Adesso ragazzi lui mette Chaz. Io pensavo fosse Ypsilon, vedendolo abbinato con Venusaur. E invece ragazzi ecco qui che il suo Charizard è X. Quindi ragazzi adesso vado di protezione e per fortuna, dico per fortuna, lui non va di Dragodanza, ma va di Terremoto predictando uno switch su Tentacruel. Ragazzi, meno male che non ho fatto lo switch perché, insomma, se no moriva pure Tentacruel. In ogni caso, ragazzi, adesso ero costretto a rimanere in campo con Ferrothorn, tanto avrei sacrificato qualcun altro al suo posto se switchavo, e quindi si prende questa fuoco carica che fa parecchi danni anche al suo Charizard, che si vede togliere metà vita con questo danno. Ok, ragazzi, adesso metto il mio Dragonite sperando che lui cascasse nell'attaccarmi con Dragartigli. Perché così facendo, ragazzi, avrebbe attivato il mio strumento, la Vulnera Polizza, che mi avrebbe anche raddoppiato l'attacco di 2, insomma. Poi abbinato la danza, che ve lo dico a fare, arrivavo più 2,5. In ogni caso, ragazzi, lui non ci casca e mette su Exire, che grazie alla sua abilità Imprudenza può vanificare in un certo senso la mia danza, perché ignora tutte le modifiche all'avversario. In questo modo, ragazzi, quindi io sempre l'attacco a uno per lui, io me ne scordo sempre di questa cosa e vado di Dragartigli. L'attacco ovviamente non gli fa moltissimo, nel frattempo lui mi usa idrovampata per rompermi l'abilità in un certo senso e per fortuna non mi scotta, ragazzi, almeno questo. Adesso ragazzi gioco safe e vado di Mr. Cool, mentre lui usa ripresa giustamente, magari in vista di un possibile Dragartigli che gli avrebbe fatto male. Adesso ragazzi contro Mr. Cool lui decide giustamente di cambiare Pokémon e mette Stay With Me. Mostra alquanto strana direte visto che è suscettibile alla mossa variazione, ma in realtà ragazzi fa una mossa davvero molto saggia. Allora innanzitutto sacrifica diciamo così la sua baccacetro e adesso va di una mossa alquanto stramba, ovvero ripeti perché mi costringe a lucarmi su privazione. Che alla fine se lasciavo Wobbuffet in campo non era tutto sto problema. Invece ragazzi cosa fa lui? Giustamente va di Mega Charizard X perché con privazione non posso togliergli ovviamente lo strumento visto che è un Pokémon con la Mega. E nel frattempo adesso ha una buona coverage contro i miei Pokémon perché mi vedo questo dannatissimo coso che può fare davvero male al mio team. Quindi ragazzi va di Dragartigli. Io metto Gengar perché ho il fuocannastro e quindi essendo più veloce adesso posso tranquillamente attaccarlo e fargli molti danni. In ogni caso ragazzi lui cosa fa? Fa una mossa davvero azzardata perché predicta palla ombra e guardate un po' ragazzi va sul suo Staraptor che non ha effetto. Quindi ragazzi io ho paura che quello Staraptor sia scarfato e possa essere più veloce di me e quindi metto Dragonite.
Ragazzi, lì sarebbe stato meglio se aveva a portata di mano il suo team usare fango bomba, almeno avrei colpito tutti e due, ragazzi. Invece faccio questa cosa non troppo saggia e quindi, ragazzi, mi paro così mettendo Dragonite che usa retromarcia su Latias. E qui faccio l'ennesima minchiata perché ragazzi, sottovaluto la potenza di Latias, che lo pensavo difensore speciale, e invece lui è attaccante speciale, con un brutto colpo super efficace mi manda KO. E tra l'altro non penso ci sia bisogno del crit per mandarmi KO, perché insomma anche la life orb, come avete visto. Ok ragazzi, a questo punto decido di mettere il mio uccello preferito. Mamma mia ragazzi, pare brutto, però eccolo qui, il mio Talonflame, che ogni tanto mi risolve le partite. E niente, volevo dire retromarcia, predictando appunto un'entrata in campo di Quagsire. In questo modo ragazzi posso mettere in campo il mio Tentacruel, che vabbè, può stallare abbastanza bene questo Quagsire. A questo punto ragazzi, cosa succede? Lui cerca di stallarmi con protezione. Io potevo andare sia di privazione per togliergli i dannati avanzi, e sia di usare file punte, insomma, per i prossimi Pokémon. Io scelgo di fare file punte ed è una scelta azzeccata, almeno questa, perché lui usa protezione. Adesso ragazzi, ho tutto il tempo per usare privazione. E nel frattempo ragazzi, lui cosa fa? Decide di togliere Quagsire dalla lotta e mettere in campo il suo Maracaibo, ovvero Venusaur, che nel frattempo assorbe le file punte che ho appena messo. Quindi vado di privazione e gli tolgo il suo fango pece, perché se non sbaglio quello è lo strumento. Ok, quindi ragazzi, adesso posso andare di nuovo con file punte, perché essendo entrato in campo adesso Venusaur non le può togliere. E lui va giustamente di sonnifero, il che mi addormenta Mr. Cool, e non è per niente una buona cosa. Ok ragazzi, quindi adesso tolgo Mr. Cool perché volevo insomma toglierlo e lasciarlo nel team per attivare la Sleep Close, se no avrei perso la stragrande. E quindi ragazzi, metto in campo il mio amato Talonflame. Adesso ragazzi, lui cosa fa? Predicta un'entrata forse di Gengar e mette la sua Valeria. Però ragazzi, fa un'entrata sbagliata e quindi è costretto al Double Switch e mette in campo il suo Maracaibo, predictando ragazzi un retromarcia e nel frattempo togliersi le punte. Io invece ragazzi vado di Baldeali, perché anche se fosse entrato in campo, mettete conto, un Quagsire con il danno del veleno e due Baldeali, difficilmente avrebbe retto i due colpi. Invece ragazzi, si trova ad essere sacrificato il suo Venusaur, rischiando insomma una predict davvero molto buona, ovvero quella di retromarcia. Quindi mi mette su Quagsire sapendo che sono bendato, e io vado di Mr. Cool per stare al sicuro. Però ragazzi, al sicuro di niente, perché lui cosa fa ragazzi? Overpredicta la mia entrata in campo di Tentacruel e mette il suo Chaz, mossa davvero grandiosa. Io a questo punto ragazzi lascio in campo il mio Mr. Cool, lui usa Drag Artigli, perché in caso di uno switch avrebbe fatto davvero molti danni a chiunque sarebbe entrato al suo posto. E vabbè, scelta più che comprensibile, perché tanto alla fine stavo pure dormendo, quindi non potevo fare assolutamente nulla. Quindi si prende il doppio Drag Artigli e Mr. Cool va KO. Davvero ottima giocata di Luca qui. Adesso ragazzi, non mi resta che mettere in campo il mio Gengar per revenge killare il mio povero Tentacruel, e quindi gli sparo un bel fango bomba che lo manda finalmente KO questo Chaz, che è davvero un problema per il mio team visti i miei due wall. In ogni caso ragazzi, lui decide di andare con Valeria, giustamente, perché è scaffata e con un retromarcia avrebbe potuto tranquillamente mandare KO il mio Gengar. A questo punto ragazzi, faccio una predict rischiosa e metto Manectric. Tra l'altro era una delle cose più ragionevoli che potessi fare. Quindi ragazzi, adesso ho il mio Manectric, e lui cosa fa ragazzi? Fa una cosa davvero buona, ovvero manda in campo la sua Latias, approfittando del fatto che io ancora non sono mega evoluto. E questo ragazzi cosa comporta? Comporta che una Latias timida, per esempio, può ospitare un Manectric che si sta mega evolvendo in quel turno, perché la mega evoluzione guarda la velocità dello stato prima, diciamo così ragazzi. Vabbè, mi avete capito. E in ogni caso ragazzi, faccio la cavolata di lasciare in campo Manectric, che si prende Drago Pulsar Stab con la Life Orb, che ovviamente lo manda KO. E quindi ragazzi, Latias mi ha ucciso il mio secondo Pokémon. A questo punto ragazzi, metto Talonflame per revenge killare appunto il mio povero Manectric. Gli sparo un retromarcia super efficace, tra l'altro anche brutto colpo, che lo manda KO. Questo brutto colpo non so fino a quanto sia stato utile. In ogni caso, vabbè, è sempre meglio un brutto colpo di niente. Quindi ragazzi, il mio Talonflame rientra, e adesso posso mettere in campo Gengar. Ma lui cosa fa ragazzi? Giustamente mette in campo ancora la sua Valeria, vedendo entrare in campo Gengar. E quindi ragazzi, un retromarcia ormai mi manda KO anche Gengar, e ci sono davvero poche cose da fare in questa situazione.
quindi anche il mio Gengar a KO e la sconfitta ormai è vicina, grazie alle innumerevoli buone giocate di Luca in questa partita. Quindi ragazzi, a lui cosa fa adesso? Mette in campo su Exile, visto che il mio ultimo Pokémon rimasto è Talonflame, e io ovviamente metto Talonflame, ma adesso ragazzi non posso fare assolutamente nulla contro questo Pokémon. Quindi ragazzi, a questo punto decido di dare Forfeit per evitare inutili sprechi di turni. Che dire allora ragazzi, io spero che la lotta vi sia piaciuta e io, più che sottolineare i vari errori che ho commesso, vorrei dare veramente il good game a Luca, per così dire, perché veramente ha fatto una partita stratosferica, davvero molto bella. In ogni caso ragazzi, vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo sabato prossimo per una nuova lotta Wi-Fi. Ciao a tutti!